Oh, cerchiamo un benzinaio per dare la ciuccia alle motine. Tipo abbiamo già fatto 5 km. Esatto. E non abbiamo ancora trovato un benzinaio. Ah, c'è l'IP. Grazie al cielo. Benzinaio. C'è un benzinaio. Eddie, benzinaio. Oh, no, più che altro faccio anche prendere un po' d'aria alla moto perché è incandescente. Indietro. Indietro. Ok. Può andare. Come abbiamo dato la ciuccia, insomma gli ho dato 10 euro, ho 240 km di autonomia. Vabbè, a casa ci arrivo. Vieni Alberto, vieni, vieni, andiamo. Questo è un video scialissimo perché ormai siamo vicinissimi alle ferie, ma proprio una cosa quasi imbarazzante. E voi sapete che in ferie io andrò a Roma, sicuramente con Eddie. Le date ormai sono quasi quasi sicure. Beh, voi quando vedrete il video probabilmente saremo già in viaggio, roba del genere, dal 6 al 13. E vi farò una sorta di maxi serie lì, perché è un po' da tempo che voglio andare a Roma, tipo tutta la mia vita non sono mai stata. Sono stata in capitali estere, non sono stata nella capitale italiana. Voi ditemi come può stare male una ragazza per queste cose. Vabbè, sono cose brutte. Comunque, il navigatore mi dice già che c'è il limite dei 50 e questa cosa mi urta abbastanza. E il navigatore mi dice anche che per 1,5 km devo andare dritto, nel senso che devo seguire la strada, e anche questa cosa mi urta abbastanza. Comunque, quello che mi urta di più è il fatto che dobbiamo andare al punto blu, e già qui mi mette, fino a Voghera penso che arriveremo già a un quarto alle 9. Ci fermiamo pure al punto blu, spero che sia una roba estremamente veloce, perché sennò macello, che non è possibile. Non vivo più, non sogno più. E questo era un chiaro riferimento a una canzone di Laura Pausini. Quindi vado a suicidarmi nel lago, tipo. Sì, però non c'è nessuno qui. E io seguire l'autostrada sono un po' negata. Vai, 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 vai. Che devo seguire il navigatore. E più che altro devo farmi ribeccare. 20 km da Desenzano. Secondo me posso anche andare un pochino di più, ma c'è sempre il limite. Ah, che due balle, fruste, non ci si può credere. Beh, comunque il lago di Garda l'abbiamo già fatto due volte, ragazzi. Quindi io ritengo che per quest'anno sia sufficiente e vi porterò da qualche altra parte, magari, no? Tanto devo preparare anche delle serie per l'inverno, cose del genere. Non è che io mi fermo qua, chiariamo bene. Tu perché ti fermi invece? Tu non ti devi fermare in mezzo alle scatole, capito? Non devi, non devi. Ok, due ce li ho dietro, molto bene. O uno, sì, è uno. È Alberto, Alberto è qua. Sì, non si può andare a sta velocità, però no, 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 no. Mi stanno schioppando le ovaie dalla noia. Ah, stamattina era decisamente meglio. Già c'era meno sole, che anche se questo è il sole che sta per tramontare è veramente bollente. E abbiamo patito caldo tutto il giorno. Galleria, una galle e poi ria. Io spero che gli altri ci siano perché non li vedo. Rallentiamo, va. Direi di sì. One eternity later. Più sul fatto che ci fossimo persi Eddie e compagnia varia perché avessero sbagliato strada. Beh, non mi sbagliavo.
l'ingresso chiuso, lì va bene. Oh, non è possibile. Sono le, non lo so, le 7 passate. E questo è quello che io faccio normalmente. Allora, praticamente siamo io e Alberto che abbiamo il navigatore. Siamo ritrovati solo io e lui a seguire la strada giusta, quella che ci avevano detto loro che volevano fare, tra l'altro. E com'è andata a finire? Che loro sono andati verso Brescia Sud. È vero, ma giusto, ingiusto. Perché ho accesi gli abbaglianti? Sono andata in giro con gli abbaglianti accesi per non so quanto tempo. Devo averli sfiorati per sbaglio. Vabbè, sono sudata come una capra e c'è l'aria fresca, quindi domani avrò un torcicollo della miseria. Ma sì che va tutto benissimo. Ragazzi, vorrei dirvi che questo è il video finale del raduno, ma in realtà il raduno si è concluso nell'altro video e questo video lo sto facendo semplicemente così, perché alla fine ci dovremo fermare al punto blu e non so se ci arriveremo prima che la GoPro si scarichi, però lo sto facendo per divertimento, punto. È un video così, proprio ad castum, anzi ad penem di segugium. E comunque vorrei far notare che questa è la seconda volta su due che Eddie sbaglia strada in questo modo, o che noi sbagliamo strada in questo modo. Io non l'ho sbagliata sto giro, lui invece l'ha sbagliata due volte su due. Complimenti, complimentissimi a Eddie. Saluto Eddie, ciao Eddie, che non so dove sia, spero di ribeccarlo perché già ha detto che ci becchiamo in autostrada, la miseriaccia. Oh, la vita è così, ragazzi, o avete tutti lo stesso passo o vi perderete e non vi ritroverete mai più. La risata tipica malefica da film Disney, da cattivo della film Gitel, da film, non so più parlare. Sarà che a furia di stare vestita mi sono disidratata, sto sentendo i sintomi della disidratazione, secondo me. Brescia, direi che bisogna seguire per Brescia, non Trento, ok? Seguiamo per Brescia. Brescia. My thoughts at night, I think that I'm alright, but it burns inside. Finally, and we can just fade away into each other's lies. And we can just fade away until we're all right. And we can just fade away into each other's lies.